Allora, siamo all'aeroporto di Praga. Sull'aereo. E stiamo andando a Madrid. Abbiamo suonato qua un giorno sui due che dovevamo fare del Festival dell'Arte di Strada di Praga. Con una grande intuizione, tra l'altro, cioè quella di andarcene. Perché proprio nell'ora in cui avremmo dovuto iniziare a suonare, è cominciato come tanta pioggia, tanta acqua, vento freddo, acqua fredda. Niente ombrelli, niente ripari, niente tende, niente balconi sporgenti. Niente portici. Niente portici. Col fatto che dovevamo venire a prendere l'aereo, abbiamo dovuto prenderci la suddetta pioggia per non perdere l'aereo. Però ce l'abbiamo fatta. E abbiamo qua dentro una chitarra. Qua dentro abbiamo un'altra chitarra. Un'asta per microfono, due ombrelli, un sacco di cibo, acqua. Abbiamo fatto la spesa per farci, diciamo, picnic durante il volo, dato che da Praga a Madrid vanno circa 3 ore di volo, e abbiamo in realtà avuto un piccolo disguido con la chitarra, nel senso che non volevano proprio farcela imbarcare, e abbiamo anche avuto un altro disguido con i bagagli che abbiamo risolto pagando, e la signora gentile ma molto molto Rottermeier come risoluta, insomma, ci ha regalato questa extra seat senza farci pagare. Infatti, grazie. Quindi grazie signora, e adesso si vola e si va a scoprire le bellezze della capitale ispanica. Ispanica. Com'è sto picnic? Ottimo. Sì, eccoci qua, siamo alla fantastica estazione del sur degli autobuses di Madrid. E notizia bomba, andiamo a Granada. Sì, abbiamo dormito in aeroporto, sdraiati per terra dietro le panchine. Bello, un bel momento. Comodo, sul marmo. Quello lì è l'autobus che ci porterà a Granada. Ah, che bello, eh. Siamo in questa stazione degli autobus che a me personalmente, per il concetto che ha di appunto aspettare dentro e prendere l'autobus fuori tramite la porticina, mi ricorda molto le stazioni Greyhound americane. Non c'è un bar nelle vicinanze, volevo un caffè, ma a quanto pare sarò destinato a berlo a Granada. E sì, indossiamo la stessa felpa. La stessa felpa, che bello. Sull'autobus direzione Granada, tutto molto bello, gran giornata. Bella giornata, c'è il sole, qua ci sono tipo delle piantagioni di pannelli solari. Piantagioni di pannelli solari. Già. Niente, questo autobus è veramente molto confortevole. È molto, molto figo. C'è uno schermino dove praticamente tu puoi scegliere se vedere film, leggere libri, ascoltare audiolibri, radio, musica, serie TV. Se prima dicevo appunto che la stazione ricordava un po' la stazione Greyhound americane, sicuramente questi schermetti ricordano i voli intercontinentali, quindi viva viva l'ANSA. Abbiamo prenotato un bed and breakfast a Granada e abbiamo anche scoperto che probabilmente servirebbe un'autorizzazione per suonare, quindi andiamo a tentoni. E divertirsi, cercare di non farci arrestare. E tipo abbiamo fatto 26 passi e ci siamo ritrovati davanti a della gente che suona, che ci hanno detto che praticamente la cosa illegale per la musica di strada qua a Granada è l'amplificazione, le percussioni ed essere più di 4. E loro sono 8 tipo con 4 amplificatori, una batteria, 2 sassofoni, un trombone. Quindi ci hanno dato un paio di consigli e che a breve seguiremo. Airbnb in centrissimo qui a Granada e stiamo descansando un pochino prima di andare a suonare. Intanto comunque prima di un tot, no, perché come tutti saprete la siesta
è vietato suonare tipo dalle 2 alle 5. Comunque seguiremo i consigli pirateschi della band che abbiamo incontrato prima e cercheremo di fare del nostro meglio. Intanto la camera è davvero è molto carina e l'abbiamo pagata pochissimo, con soli 15 euro. 15 euro per tutti e due. Sì. Qui siamo. All'Hotel Duchessa, che non è un hotel, ma è un Airbnb. Siamo qua davanti alla cattedrale a Plaza de las Pasiegas. E adesso cerchiamo uno spotticino per suonare che non dia troppo nell'occhio, ma che al tempo stesso sia buono di passaggio con della gente. Questa è una cattedrale molto bella, ha il colore tipico della pietra che è stata usata per edificare quasi tutta la città. Abbiamo girato per un'oretta circa, però evidentemente è ancora troppo presto, nonostante siano le 5:30. Questa è la gente che c'è in giro. Abbiamo individuato un paio di posti che ci piacciono e quindi aspettiamo che si riempia un po' di persone e attacchiamo l'Italian Music Around the World col mio classico One Man Band, il Frank Pilutti Solo Show. Frank Pilutti Solo Show. Viaggiare insieme, viaggiare insieme, dolcemente, regolare. Il corpo, il suo corpo perfetto, con la mente. Conclusa la prima giornata qua a Granada. Allora, si sono un po' invertiti i ruoli di quello che è successo a Praga. Se ci avete seguito nello scorso video sapete che siamo arrivati qua a Granada direttamente da Praga. A Praga sembrava che le cose andassero abbastanza bene per quanto mi riguarda. Per quanto ti riguarda? Per quanto mi riguarda. Io suonavo e facevo soldi, lui suonava e faceva meno soldi. Oggi i ruoli si sono invertiti. Lui ha fatto una valanga di soldi e non ha fatto un cazzo. Mi ha dato 2,70 euro. In un'ora che ero lì a suonare, tra l'altro qua ho scoperto che quello che sto facendo qua non si può fare. Comunque una valanga di soldi mi sembra, ho fatto quanto basta per poter sopravvivere, quindi non è stata una giornata clamorosa, però quantomeno siamo riusciti a sfangarla. Io personalmente sono molto contento perché finalmente sono riuscito a fare un buono show qua in Spagna, a Granada, ed è stato molto bello. E ho suonato senza autorizzazione, completamente illegalmente, in una bella piazza. La gente ha risposto bene, non c'era tantissima gente, ma quel tanto che bastava per poterci avere un rapporto, quindi io mi sono divertito. E ho piantato la mia personale bandierina sul 18° stato in cui ho portato l'Italian Music Around the World Street Tour. Quindi adesso siamo maggiorenni. E infatti, con l'ottima birra Alhambra, brindiamo. Frank, dici qualcosa in più sulla Alhambra, non la birra ovviamente. Come forse sapete, tutto il sud della penisola iberica, a partire dall'VIII secolo più o meno fino al XII-XIII, è stato sotto l'influenza e il dominio islamico. E l'Alhambra è una specie di città fortificata che rappresenta forse il punto più alto dell'arte islamica in Europa. Non c'è solo l'Alhambra di islamico in realtà a Granada, ma tutto il centro storico, diciamo, che è il quartiere di Albaicín, come potete vedere, reca molti segni, molte tracce di quella che fu la dominazione islamica. Comunque questa è una discesa lunghissima che stiamo cercando di affrontare nel migliore dei modi, come potete vedere. Una di quelle cose che dolgono ai quadricipiti. Giorno numero 2 qui a Granada, in Andalusia. C'è il sole, comincia a fare caldo. Abbiamo dormito nel nostro bel bed and breakfast. Abbiamo dormito in un letto soprattutto. Finalmente. Adesso cerchiamo di farci un'altra suonata da qualche parte. E poi nel pomeriggio dovremo partire alla volta di Malaga, che in realtà dista
un paio d'ore soltanto. Siamo venuti al Passeo de los Tristes, che è un po' sopra il centro della città, perché ieri avevo visto che poteva essere un possibile buono spot, ma era preso. Però la situazione è un pochino desolante. Non c'è nessuno. Sarà molto bello. Compenso? Lassù quella lì è l'Alhambra. Lassù quella lì è l'Alhambra. Se vedete questi poliziotti, sono coloro che mi hanno appena cacciato da questo spot dove mi ero messo a suonare. Ero qui vicino alla cattedrale e quindi niente, mi hanno detto che non si può suonare con l'ampli, tutte cose che già sapevo, ero contro ogni regola, non ho il permesso e tutto, però niente, finisce direi qui l'avventura a Granada e oggi pomeriggio si parte alla volta di Malaga. Speriamo di avere un pochito más suerte.